Yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¿Todo bien? Yo sí, todo bien. Como potete vedere, siamo in viaggio. Vi ciao. Ciao. E vedrete poi dove andiamo, vi faremo vedere dei bei posti. C'è anche Ambra oggi. Ecco, quelli dietro di noi sono degli amici che vengono con noi e poi li conoscerete. Sono proprio spagnoli. Ma no, non sono spagnoli, sono tutti italiani, così imparate bene l'italiano. Qua se vuoi andare al Lago Maggiore è di qua, ma noi non andiamo al Lago Maggiore, giusto amore? Non risponde no. Oggi. Era sopra pensiero, bravo. Stavi pensando alle mie fidanzate. Stavi pensando alle tue? Alle altre fidanzate. Perché hai altre fidanzate? Due. Come si chiamano? Claudia e Giovanna. No, veramente? Vabbè, io sono la terza. Cioè la prima, spero, perché vivo con lui. È uno scherzo però, è uno scherzo. Adesso, dai, paghiamo. Pensavo di trovare il traffico, non ho trovato nessuno. Sì. Ah, è self-service. Self-service. Guarda, facciamo vedere che paghiamo, dai. Introdurre il biglietto, dice. Poi introdurre la tessera, oggi non parla. Un po' scemo. Prego, attende. Ah, sì. Validazione in corso. Ah, sì. Ritirare la tessera. Adesso sono quasi tutte automatiche. Io poi mi coglione. No, le parolacce no! Ecco, tipo una specie, non so, di collina, montagna. Ah sì, se esci sei già al lago. Lago sì. Quale? Maggiore. Maggiore, me l'hai detto. Una bella galleria. Eccoci qua. Mi piacciono le gallerie, ma a me non tanto. Un aneddoto. Mia mamma odiava le gallerie. Perché soprattutto quella del Monte Bianco forse, che diceva oddio se si ferma la macchina in galleria, lei era ossessionata. Così sapete sì, anche, non è bello. Avete anche un aneddoto di mia madre, così no, non è bello no, ma lei proprio si irrigidiva, lei adorava guidare ma si irrigidiva proprio. Irrigidiva vuol dire che proprio era tesa, nervosa. Ok, adesso come vedete usciamo e entriamo in un'altra galleria. Qua è pieno di gallerie. La località di lago molto bella. Stresa, sì. Ma sul Lago Maggiore, come abbiamo detto. Sì, per Lago Maggiore, sì. Perché diventa Iseo, Diventa Iseo. Non diventa Iseo il Lago Maggiore. Ah. È Lago Maggiore. Ah beh certo, vabbè, noi abbiamo molti laghi, come potete vedere qui abbiamo molti laghi, si intravedeva, sì si intravede un po' il lago, non so se lo vedete. Qua c'è la strettoia, io sono entrato allo stesso 136. Davvero? Bravo! Adesso, tutti hanno rallentato, ma io sono entrato l'unico che sono entrato a 136 in strettoia. Vabbè, spiega che cos'è una strettoia, perché magari non capisco. La strada si è stringe. Ah, ok, più stretta. Guardate i paesini che ci sono, belli. Dai posti, veramente. Poi le montagne, bello. Guardate tutte le belle. Tutti i salti che fa la macchina. Ok. Sì. Venivamo al lago di Mergoglio, quello che ti diceva Lorenzo, che c'è quella bella spiaggia con l'acqua, con la sabbia bianca. Ah sì, sì. Ma dove è venuto lui l'altro giorno? Sì. Cioè tempo fa, sì. Con l'Alessio, sì. Mm.
sì, ci sono dei tanti laghi in queste zone comunque. Bellissime montagne. Sembra che sia andato via il sole, ma in realtà sono tutte le montagne che coprono e quindi non si vede, però si vede che è una bella giornata comunque. Luna, bella. Ecco, stiamo per uscire. L'ha visto lui? Sì, è dietro. Un sorpasso. Ok, adesso usciamo. Stiamo andando un po' piano. Prendi uscita Villa Rossi. Questo è per gli autovelox, no? No, sto andando piano perché devo signorare Giuseppe che usciva. Ah, ok, pensavo. Bella questa casa, questa chiesetta. Particolarità qua. Sì, è vero, bellissime, ma la chiesa, soprattutto la chiesa. Guardate che bello! Bellissimo questo paese, bellissimo. La parte brutta lasciala fuori. Dai, se... Ok, stiamo facendo colazione, come potete vedere. Albero Bello è un bellissimo posto, dov'è? In Puglia, vero? La storia di Albero Bello. Albero Bello? Sì, racconta. La frase di Albero Bello è: quando suonano la porta, ti dicono kibbutz. E rispondono: vabbè, è una cosa un po' volgare e forse è meglio non... Tipica espressione delle donne di Albero Bello che al suono rispondono kibbutz. Un'altra bella chiesetta, le casettine. È un bel posto, dai. La casa del popolo, sì. Ma no, la casa... pizzeria. Ah, chiusa. C'è anche la pizzeria, locanda, non pizzeria. Chiusa. Donna. Madonna si chiama. Madonna, questo è il mio paese. Bello. Ah, la Madonna. Bellissimo paese, si chiama Madonna. Madonna. Chiesette, anche qui, vedete, bello, bei paesini. Paesini proprio così. Siamo di montagna. Siamo a 720 metri. Wow. Bellissimo, bei posti. Sopra il livello del mare. Eh sì, sopra il livello del mare, certo. Ponte dei Sospiri. Ma no, quello a Venezia. Un ponte. Ponte Vecchio. Quello è a Firenze. Ponte tibetano. Quello sarà in Tibet. Basta il ponte. Ponte della Ghisolpa. Boh, dov'è? A Milano. Ah, ok, non lo sapevo. Ok, questa Antrona Piana. Il ponte di Andrea Ponti. Non esiste. Sì. Dov'è? Quello che è caduto. Oh, mamma! Bellissime casette, poi tutto... Non so, bello vivere qui. Cosa dici, amore? Compriamo questa casetta? Anche no. Anche no, perché? Bisogna metterla a posto. E la mettiamo a posto. Vinciamo la lotteria e la mettiamo a posto. Campacavallo, dirlo tutto. L'erba fresca. Che l'erba cresce. Fresca. No. Ah, non cazzo. Lo correggo ogni tanto. Ma tu non sai l'italiano. Io? E tu? Io sì. Tu sbagli i congiuntivi. Sì, tuo sorello. Guardate che bel posto, tornante. Questo è il lago, piccolino ma molto bello. Si vedono anche i pesciolini. Oh, ma la cascata non c'è, magari c'è un pochettino là di dietro, ma si vede meno. C'è la cascata. E di là, in quella gola là. Vabbè, ma adesso noi andiamo a vederla, no? Sì, voi andate a vederla. Bravissima Techi, bravissima! Invece Ambra no.
Non so se si vedono, ma qua ci sono le farfalle. No, non si vedono. Questo è il lago. È veramente molto bello da questa altezza. Ho dovuto salire delle rocce un po', vabbè. A me non piace, forse lo sapete, ma è molto bello. Ne vale la pena. Un bel ponticello. Adesso saliamo sul ponticello. Qua. Ecco qua. Bella scaletta qui. Grazie. Sì, è prima il video. Di qua. E poi wow. Ne è valsa la pena. Sì, ne è valsa la pena. Abbiamo fatto un po' di fatica, ma ne è valsa la pena. Bellissimo. Il lago. Siamo scesi dopo tante scale. Dov'è Andrea? Dov'è? E chi? Dov'è? Salutiamo. Salutiamo. Dov'è? Non lo vedo però. La grossa di proprio in fronte. Dove c'è quella barchetta verde? Vieni su, c'è un coso azzurro in mezzo al lago. Vediamo se vediamo Andrea. Andrea. Ma non si vede. Anche. Ma ci ha visti? Non credo. Non lo so. Sì, io ho un po' d'acqua, Ho anche il coso per i cani, quello... Ma magari che gli facciano... Vuoi dire che spotta per terra? Qua doveva esserci un ruscello, mi sa, ma con la siccità purtroppo. Cos'è? Cos'è? Boh. Magari. Ah, gelato artigianale. Ah. Ci abbiamo il portafoglio, papi? Sì. Sì che ce l'hai il portafoglio, papi. Facciamo anche la pipì. Magari. In questo posto. Che bello! Strano, qui. Bellissimo! Stavo dicendo una cascatella. Vediamo se vuole bere. Guarda che va a bere, guarda. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Bellissimo. Te chi? Ma guarda se ti ascolta. To, guarda, dai.
poi la paghi anche. Ma no, dai, poi va giù. Dai, 9, dai. 8, ma tuffati, che cane tonto. Cane tonto, ma che cazzo lo fa la prima? Vai Giuseppe che ti faccio il film. Vai, tuffati, tuffati. Vedi che l'hai presa? Eccolo lì con l'agnetto. Dammi, un dall'agnetto questo. Dammi, te chi? Te chi? Dai, te chi qua, te chi, vai. Adesso vado a buttare. No, Ambra è libera. Cosa fai, Ambra? Fai qualcosa? Te chi? Vuoi l'acqua? Vuoi l'acqua? Vieni qua. Sì, Ambra, vieni. Vieni, la sete, Ambra. Ambra, sì, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Quetta. Ai, ai, ai. Ai, ai. Brava. Ci sono tanti pesciolini. Dionigi che si tuffa. La cagnotto italiana. Cagnotto perché è più che un cagnotto, che assomiglia a un cagnotto. La cagnotto del pavese. La cagnotto del pavese. Che fredda, è proprio fredda. Oh. La cagnotto del pavese che si tuffa. E Ambra che non sa cosa fare. Ambra, vai, chiamala. Ambra. Ambra. Vieni con la mamma, vieni con la mamma. Vieni con la mamma. Mi sono tentata dentro, brava. Vieni con la mamma. Dai, signora cagnotto. Vieni con la mamma. Cosa stai mangiando, amore mio? Calippo Lime. Ma non si può dire la marca, cos'è? Un coso di ghiaccio al lime. Un coso di ghiaccio chiamato? Stiamo ritornando, sono le 4:19 di pomeriggio. Ti è piaciuto, amore? Sì. Sì? Stanco. Sei stanco, siamo un po'... Non c'è chiaro. Sì, ci siamo scottati un po'. Mattina c'è 21 gradi su 29. Sì, vabbè. Guardate come si vede quel paesino lì sulla montagna, bellissimo. Ecco, a me piacciono proprio i paesini così sulla montagna. Mi piacciono tanto. Questa è una bellissima chiesa. Non l'ho vista dopo. Prima 33, cavoli, 5 gradi perché siamo in galleria.